Bentrovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Ci risiamo. Tra poco, tra qualche mese circa, comincerà la caccia, ma già sono partiti i ricorsi e i controricorsi. Ogni anno, negli ultimi anni, si ripete sempre la stessa scena con un governo regionale che presenta un calendario venatorio che poi viene impugnato dagli ambientalisti, come succede sempre, perché ci sono tutta una serie di legittimità e i giudici amministrativi danno ragione agli ambientalisti e bloccano la caccia. E quando abbiamo pubblicato la notizia, l'ultimo ricorso al TAR, una confederazione di cacciatori nata da pochissimo ci ha scritto dicendo: noi non faremo barricate, non faremo proteste, perché effettivamente qualcuno continua sempre a sbagliare. E oggi, appunto, cercheremo di capire qual è la loro posizione, qual è la posizione degli ambientalisti su questo tema delicato, perché comunque in ogni caso la pensiate, i cacciatori esistono, sono tanti e quindi hanno un loro diritto. Gli ambientalisti hanno appunto il dovere di tutelare l'ambiente. Abbiamo con noi qui oggi Gaetano Tobia, che è il vicepresidente di questa Confederazione Siciliana Cacciatori Uniti. Ci ha detto che è un ambientalista, che è Buonasera. Certamente, appunto uno che ama assolutamente la natura, perché i cacciatori amano la natura. È così. certamente. Io il cacciatore, è proprio quello che ama la natura, anche perché è il portatore di interesse. Portatore di interesse perché, diciamo, è quello che l'apprezza con l'anima, con la passione e con la bilancia. Lasciamo stare certe volte perché vediamo gli articoli di chi fa le infrazioni, ma li facciamo anche l'infrazione su strada, no? Dico allora quello che è pirata della strada perché ha fatto un'infrazione. Ci sono quelli purtroppo che a livello di regolamenti e di leggi non le rispettano, ma quelli è un'altra A fascia. questo, nel frattempo presentiamo anche l'altro ospite, perché abbiamo un altro ospite, uno storico ambientalista, Ennio Bonfanti. Lo abbiamo appunto in collegamento da Caltanissetta del WWF, come diceva, ma è responsabile proprio del settore caccia. E allora, intanto la saluto. E allora, come ribatti innanzitutto al fatto che i cacciatori sono ambientalisti e amano la natura? Beh, è chiaro, ognuno trova una giustificazione propria per qualunque attività svolga. La posizione del WWF è chiara: l'attività venatoria in Italia attualmente è consentita, è una concessione che dà lo Stato ad alcuni cittadini, previo pagamento di tasse, acquisizione di una licenza e rispetto di alcune regole. Quindi, dentro questi paletti di regole fissate dalla legge, l'attività venatoria è consentita. Ciascuno di noi, dal punto di vista etico e morale, potrà avere una propria posizione legittimissima sulla legittimità dell'uccisione di altri esseri viventi per puro divertimento. Però, ripeto, questa è una scelta personale individuale. La posizione del WWF, invece, tende a chiedere alle regioni, in questo caso alla Sicilia, il rispetto della cornice, quindi delle limitazioni che la legge impone per questa attività, in modo da renderla quantomeno compatibile con gli equilibri ambientali. E i ricorsi e le polemiche che ci sono ogni anno in Sicilia, riguardano esclusivamente questo aspetto, il rispetto delle limitazioni previste a livello nazionale e comunitario. Allora, mi pare che Sta su bene. questo, su questa, diciamo, linea ci siete d'accordo, no? Ma Voi siete per il io sì, rispetto ma io delle. di rispetto, guarda, sono d'accordo con dei parametri, ecco, di quello che ha spiegato, dico Ennio, ripeto, perché in ogni modo il contrastare con il mondo ambientalista. Dico, io con il mondo ambientalista ci ho sempre lavorato perché la mia attività lavorativa mi ha permesso di lavorare anche con loro e il problema non parla. Dico, le suddivisioni è un modo di pensare, ognuno di noi sappiamo benissimo che uno è libero di Sì, pensare di certo. pro e del contro, però uno che lo fa, come ha specificato Ennio, che purtroppo è così, dico, la legge lo consente, noi paghiamo le tasse, siamo Quanto autorizzati, pagate? beh, quanto paghiamo? Paghiamo allora, 173,16 euro è la tassa governativa, poi paghiamo una tassa regionale che è 84, poi abbiamo gli ATC che ogni cacciatore può
però decide di prendere sia la TCE migratoria che anche quella stanziale, ne può decidere due, con l'importo di 15 euro oltre alla marca da bollo, perciò devi considerare che sempre 500 euro ogni cacciatore dico, spende, perciò Quanti oltre. siete cacciatori in Ma Sicilia? in Sicilia l'anno scorso con il problema Covid, problema con questi problemi di fatto di TAR, non TAR, purtroppo i cacciatori si stanno anche qualcuno stancando perché non c'è più quella conferma, ecco, era sentita diversamente, ora incomincia a diventare oppressante, dico uno, con tanti i vari problemi anche perché la regione non sa neanche regolare, le zone FIC, ZPS, non sono neanche tabellate, spesso e volentieri ti ritrovi, ecco, a commettere, degli sbagli anche a livello amministrativo, di sessioni amministrativi, perché purtroppo non sei, ecco, seguito in maniera Sì, quanti coerente. siete? Siamo sul 20.000, 21.000, siamo calati da 60.000, siamo diventati 21.000 21.000. l'anno scorso. 21.000 e ci sono 18 associazioni Sì, venatorie. erano 17, tra cui diciamo che Cioè, non vi 13, mettete, 13 sono non vi riuscite regionali. a mettere d'accordo Ma nemmeno tra di guardi, voi? non mi tocca Cioè, questo, 18, nemmeno un non mi partito. tocchi questo tasto perché guarda, ecco, la 18ª siamo noi. Io appunto. mi auguro, me lo auguro per tutti i cacciatori, per quelli appassionati, che possa essere, ecco, la 18ª, abbiamo rotto il 17, può essere che il 17 andava male, e che la 18 possa portare, ecco, un mondo diverso, di un mondo venatorio, in maniera, ecco, di evitare questa contra battito anche con gli ambientalisti e di poter trovare, ecco, un modo di visione diverso, anche perché, ripeto, io da parte mia sono ambientalista, amo la natura, vado a caccia, rispetto le leggi e fino a quando me lo Voi avete consentano. detto in un articolo che abbiamo scritto noi che voi non fate Sì, barricate, non scendete in non piazza barricate perché non perché c'è, dico perché è andiamo sul palesemente. problema, andiamo al problema, dico Esatto. andiamo sul Sì. problema. Il problema qual è? Che gli ambientalisti hanno nuovamente, questo è le comunico che già è da 5 anni che andiamo dietro Sì. queste problematiche. Questo è io dico il secondo perché questo sbaglio è stato fatto l'anno scorso. L'anno scorso è la stessa cosa, lo stesso è un bellissimo calendario venatorio, però senza avere le cognizioni di tema. Noi come confederazione al nostro assessore Scilla, quando fu, ci ha convocato, anche se non ancora non eravamo riconosciuti, Sì, che siamo stati adesso. riconosciuti adesso, però noi, essendo che da 5 anni, dal 2017, che siamo in categoria associativa, abbiamo chiesto di sistemare questo calendario venatorio perché abbiamo visto che l'anno scorso siamo stati bacchettati dal parere ISPRA perché i censimenti non erano fatti. I censimenti per me vengono fatti, ma noi abbiamo una struttura a livello regionale. Quello che io voglio fare, lo dico alla regione, funziona, cioè nel senso che sulla carta c'è, ma non è funzionante perché è l'osservatorio. Quando è uscita la 3397, se noi andiamo a leggere al paragrafo 13, c'è scritto osservatorio. 3397 lo deve spiegare perché non La tutti, legge, che è diciamo. la legge regionale sulla caccia. Noi Perfetto. abbiamo due leggi, la 157 e 92 che è quella nazionale e la 3397 che è quella Quella regione. regionale. Quella regionale è stata istituito è l'osservatorio venatorio. In questo osservatorio venatorio dove c'era l'amministrazione regionale, gli ambientalisti, l'associazione venatorio e poi gli enti sperimentati E dove che deve c'entra. fare Che questo cosa osservatore? questo ente serviva nella regione Sicilia insieme agli ambientalisti? Ad andare a vedere le peculiarità territoriali, che sarebbero gli ambiti di caccia, che sono i comitati di gestione che non vengono fatti in Sicilia. E questo io come confederazione lo chiedo, perché così abbiamo noi i dati ufficiali e non ufficiosi. A cosa Ufficiali. Questi servono questi? cosa servono? Servono perché io dico, se in mancanza mettiamo il coniglio, purtroppo quest'anno abbiamo il coniglio in zone molti e a macchia di leopardo, dove ce n'è di più, dove è meno. Quindi Allora, cosa bisogna fare? La regione dovrebbe fare i censimenti, dovrebbe fare i censimenti, andare a vedere le zone dove c'è peculiarità e serve per esempio intervenire. Noi paghiamo quelle 84 euro, no? Sono 2 milioni di euro. Per fare un censimento occorrono 100.000 euro. 100.000 euro si sarebbe fatto il censimento, si sarebbe visto com'era in realtà E e per noi. esempio a Caltanissetta ce ne sono di più, a Trapani ce ne sono di meno, quindi Se potete per andare a esempio se a cacciare a Palermo Trapani. ce ne sono di meno, quest'anno a Palermo mi dispiace, non si apre. Il cacciatore deve capire che se là manca il coniglio, quest'anno deve essere chiusa. Prossimo anno, ecco, la regione, Sta scusami, dicendo la sì. regione deve intervenire. Se a Caltanissetta ci sono più conigli, si va a cacciare lì, se invece. Sì.
a Trapani ce ne sono di meno, lì non si va. È Sì, così. perché io, guarda, io penso diversamente. Ecco, la regione, essendo che avendo i fondi, quando gli ho detto, lasciamo stare la tassa alla concessione governativa, anche se lo Stato non emane, i soldi dovrebbero arrivare qua. Ma in quella regionale dovrebbe essere istituito un capitolo che dovrebbe servire sia per andare a pagare agli allevatori, gli agricoltori per il danno che fa la fauna. Quest'anno abbiamo sia il cinghiale, abbiamo visto che è il daino, abbiamo visto anche il colombaccio, per esempio. Dico, fanno danni e la gente chiede risarcimenti. E non, questi creano danni. Perciò l'applicazione qual è? Se c'è il colombaccio che è in fase di incremento ed è abbondante, è normale che al cacciatore si ci può dare una giornata, 2 giornate in più, oppure alzare il limite, per esempio, di cacciabilità. Ma questo viene fatto con che cosa? Con i dati Con i dati, scritti, per certo. evitare, ecco, dare la tranquillità ai cacciatori quando escono, a dire sono libero. Io dico, dopo una giornata di lavoro, una settimana, io dico lo faccio per passione, dico, ma io lo fa, ma quando vado io là, ma non me ne frega l'abbattimento, io esco col mio cane, vedo lavorare il mio cane. Però vado a caccia nella mia tranquillità, ecco, quell'armonia. Dico, c'è tanta gente che non lo capisce. Cioè, ma ti Come alzi se alle... il suo intervento Ma ti fosse in alzi... qualche modo utile, dico, a Sì, quel ma ti alzi alle 3 territorio. del mattino? Sì, mi alzo alle 3 del mattino. Ma è la stessa cosa, allora dovremmo andare a colpire il pescatore. Scusami, il pescatore quando va a pescare e prende il pesce e lo prende con l'amo, cosa fa? Non muore in agonia? E allora l'abbiamo contro i pescatori. Purtroppo, eppure lo pesca, lo prende e poi lo mangia, mi segue. E allora noi dobbiamo essere criteri. Se dobbiamo andare, dobbiamo fare un percorso, la CSU, allora ti garantisco, nei tavoli troverete, ecco, noi abbiamo fatto un atto di diffida all'amministrazione regionale. Perché? La diffida qual è? Vi posso leggere anche i punti? Non chiediamo, guarda, e ve lo leggo qua precisamente. No, subito Brevemente. veloce, veramente che sono 4 punti veloci. Considerate la preapertura della stagione venatori in data primo mese di settembre alla specie tortora, colombaggio, grazie ghiandaia. Perché l'abbiamo? L'unico problema della tortora, sai qual è? Che non ha la regione, non ha recepito l'app. L'app sarebbe quel momento in cui fa l'abbattimento, perché hanno dato ufficialmente non più di 3.500. Per questo dico io ce l'ho con le altre associazioni venatorie che ci stanno facendo penare anno per anno. Perché si capisce. Se siamo 20.000 cacciatori, dice, ma tutti non vanno a tortora, perché ognuno, c'è chi va a cinghiale, c'è chi va a conigli, ma mettiamo 5.000, una tortora l'uno, facciamo 5.000 tortore, abbiamo superato? E come lo sappiamo? E allora l'app a che cosa serve? L'app potrebbe servire che al momento in cui vai a caccia, essendo che è elettronico e io segno diciamo, la fauna abbattuta, in quel momento mi dà l'esito che io non posso più abbattere. In Francia, in Spagna, questo già esiste. Non ci voleva niente a Ennio, farlo. che ne pensi di questa Ennio Bonfanti? Sì, allora non voglio andare nel tecnico, gli ATC e tutto il resto, perché per i non addetti ai lavori possono sembrare, insomma, argomenti ostici. Partiamo da quel principio che avevo iniziato a esplicitare poco fa. Il problema è che la caccia è sottoposta ad alcune regole dal punto di vista legislativo e legale, e anche dal punto di vista tecnico-scientifico, perché appunto stiamo parlando di fauna selvatica, quindi in Esatto. continua evoluzione e mutamento. Così Esatto. come queste stagioni estive calde, siccitose, con un clima rovente, determinano cambiamenti nella natura, ovviamente queste conseguenze si ripercuotono nella fauna. Quindi ogni anno la Regione Sicilia, quando emana il calendario venatorio, dovrebbe già sapere in anticipo rispetto al patrimonio faunistico che ha l'obbligo di gestire nell'interesse collettivo, non nell'interesse dei cacciatori, ma nell'interesse collettivo, perché è un patrimonio pubblico. Dicevo, già la regione dovrebbe sapere quali sono le specie animali che sono in un buono stato di conservazione, quali sono le specie animali che invece, a causa magari di quelle problematiche che abbiamo detto, sono in declino. In quali zone è possibile un prelievo venatorio, in quali altre invece è opportuno che ciò non Mi sembra avvenga? che dite le stesse cose, no? Esatto, il problema è che noi le diciamo da ambientalisti perché è il nostro, come dire, scopo statutario. Alcuni cacciatori più avveduti comprendono che ormai non siamo nel Far West e che quindi per poter sussistere ed esistere la caccia deve essere sottoposta a queste criteri di buon senso, che ci sono gli organi scientifici, c'è l'ISPRA, l'Istituto di Ricerca Ambientale, che ci danno queste informazioni, le diciamo, ma il problema qual è? Che la Regione Sicilia, segnatamente l'assessorato all'agricoltura, ogni anno trasmette
trasforma il calendario venatorio da un atto tecnico a un atto politico. Ogni volta gli assessori che si succedono tendono a sbracare, a distruggere questi paletti e queste regole per consentire un prelievo venatorio esagerato, illimitato e assolutamente fuori Sì, però questo da ogni. tentativo ogni anno non avviene, perché negli ultimi anni avete sempre impugnato questo calendario e poi si è Non è partiti quando. normale, Sì, ma dico, ma si è questa è partiti una come anomalia costosa. quando si doveva E questa è un'anomalia partire? costosa perché noi siamo costretti a spendere i soldi dei nostri soci, dei nostri finanziatori, a chiedere allo Stato di impedire, quindi ai tribunali, perché si va in tribunali quando c'è una violazione di legge, non per Certo. diverse opinioni, perché io sono a favore o contro la caccia. Si va nei tribunali perché qualcuno ha violato una legge. Quindi noi siamo costretti ad andare con i nostri avvocati nei tribunali per dire: Stato, per favore, impedisce a una parte dello Stato, alla Regione Siciliana, di creare danno a che cosa? Al patrimonio faunistico nazionale. E lo In facciamo un anno dopo. breve, in che cosa si è creato questo danno questa volta con questo calendario venatorio? Per fare capire ai nostri telespettatori. Ma sono sempre le solite cose. Io ho iniziato che avevo i capelli quando mi occupavo di queste cose, ancora in Sicilia non cambia niente. Anch'io. Ecco, la caccia praticamente viene aperta sempre in anticipo rispetto alla data fissata dalla legge nazionale. Non si capisce perché. Ci sono gli incendi, c'è la siccità, l'ISPRA ha detto che in estate, al 1° settembre, ci sono ancora animali che hanno da poco finito di allevare i piccoli, e sono animali che soffrono appunto della siccità, delle condizioni ambientali sbagliate, e la regione anticipa la caccia. C'è il coniglio che da specie, come dire, simbolo di prolificità, invece in Sicilia è diventata una specie ormai rara a causa di malattie infettive, a causa di vari problemi. E la legge dice: per consentire la caccia a una specie in declino, prima devi sapere quanti ce n'è di questi animali e quindi poi calcoli il prelievo venatorio. E questo la regione non lo fa. Ci sono gli uccelli che in inverno vengono in Sicilia a trascorrere l'inverno e poi partono in primavera. O meglio, alla fine dell'inverno, per raggiungere altri paesi europei dove nidificano. In questo periodo, quindi, uccidere un uccello migratore è un danno enorme perché impedisce a questo uccello di riprodursi. Ebbene, l'ISPRA, quindi il mondo scientifico, dice: Regione Sicilia, chiudi la caccia a metà gennaio, non a fine gennaio, per non colpire questi animali. E invece l'assessore continua a sbracare, e quindi a allargare i tempi di caccia. Sono sempre le solite cose che i tribunali hanno sempre detto che sono illegittime, ma finché la regione siciliana preferirà avere, come dire, lo scopo di accontentare le richieste dei cacciatori più estremisti, non di tutti i cacciatori, perché ci sono anche cacciatori di buon senso e la conversazione di oggi ne è la dimostrazione, però purtroppo la regione Sicilia preferisce violare la legge e consentire un massacro di fauna senza regole. Un'ultima cosa, Ennio, per fare capire ai nostri telespettatori, quando secondo il calendario venatorio della regione siciliana, dell'assessore in questo caso, si doveva cominciare a cacciare e quando si doveva chiudere e quando invece per legge, secondo i dettami, il rispetto della legge, si doveva cominciare e chiudere la caccia? Allora, la legge a livello nazionale fissa la data di apertura e di chiusura della stagione venatoria tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio. Dentro questi 6 mesi, praticamente, però, ci sono poi degli scaglioni, dei periodi più limitati, specie per specie. Quindi il coniglio magari fino a dicembre, il tordo da ottobre fino a novembre e altro. La Regione Sicilia, invece, ripeto, dilata questi termini. Dal 1° settembre al 31 gennaio, ripeto, ampliando in maniera illegittima, come testimoniano i provvedimenti del TAR, ampliando Ma in non è maniera quello il illegittima problema del questo primo prelievo settembre. venatorio, così diluito per ben 6 mesi dell'arco Cos'è che non della va? stagione. Cos'è che non va? Allora, il problema, io sono d'accordo, dico su tutto, ma il problema dell'anticipazione del primo di settembre, purtroppo la considerazione qual è? Dico, noi guardiamo l'Italia, ma spesso e volentieri, dico, con il mio lavoro che faccio e guardo, dovremmo guardare quello che fanno, dico, nei paesi dove non sono non controllati, come la Libia, come il Marocco. Che è diventato la cosa incredibile. Là io se pago posso andare a fare la carneficina. Mi hanno chiamato, dice 300 euro, venite a sparare 200 tortore. 300, là non ci sono numeri. E
Allora, quello mi fa paura, non questo, perché lo posso considerare io, dico, io esco, spesso e volentieri me ne ritorno io e il mio cane a casa, ma sono così tranquillo, ma mi sono divertito, perché spesso e volentieri quando vedo la fauna che va via, per esempio, che fa fesso pure il mio cane, oltre che fa fesso pure a me, ma io sono soddisfatto, perché ho visto la cosa che il mio cane l'ha trovato, lui, lei che è stata furba, addirittura un'altra una beccaccia mi è passata attraverso mezzi piedi. Ma io potevo pure sparare dietro, ma non l'ho sparata perché ho visto la furbizia che ha avuto. Perciò uno dico che ha l'etica, ecco, per questo dico la passione, lasciamo stare in ogni modo, perché i numeri non ci sono, tutto quello che dicono, la strage, questo glielo posso garantire io. Chi fa strage è proprio quello, ma quello non lo vedo cacciatore, ok? Il vero cacciatore è quello che va a caccia, che si sente andare, ma anche quando ritorna a casa, anche con quei due, tre, per esempio. Tre unità che ne potevo ammazzare anche 10, che glielo permetteva, non lo fa, non lo fa, perché dico, nella massa non è così. Il colombaccio, le posso garantire io, ci sono 860 mila euro di 3 anni fa, o altro 1.400.000, un altri 5 milioni di danni da pagare. Il colombaccio ormai è in incremento, lo vediamo anche qua in città, no? In città è pienissimo, sta diventando, ho la tortora del collare, che è un esemplare esotico venuto da là fuori, che si sta ormai ratificando in tutto il territorio palermitano, sta diventando un danno anche per le nostre mogli che stendono, ormai stanno diventando pazzi, ma non si fa niente, mi segue qual è il problema? Allora noi dobbiamo arrivare, per questo dico io, sono d'accordo solamente, che la regione applica quello che noi gli abbiamo detto, di formulare questo osservatorio, andare a fare i censimenti per evitare, ecco, che loro possano battere così, ma i censimenti siamo tutti d'accordo, andare a fare, incrementare gli esemplari dove mancano, anche perché se io ho pieno di cacciatori, glielo posso garantire io, gli dico andiamo a prendere i conigli a Ragusa che ce ne sono a quantità, l'ospedale è pieno e andiamo a incrementare senza andare a mettere altra fauna vaccinata, perché questo è il problema certe volte, che si inventano di incrementare i stessi cacciatori perché la regione non lo fa, che è sbagliato, perché non si può fare per legge. Facciamo tutto questo e noi vediamo che poi la caccia noi la possiamo aggiustare in maniera coerente come tutti gli altri posti. Questo è noi quello che dobbiamo fare. E lasciare nel frattempo vedere anche le zone, perché spesso e volentieri siamo limitati. Ci sono paesi che rientrano dentro il parco, dentro le Sì. riserve, ed è un problema. Io che abito là dentro e sono un cacciatore, lei mi deve dire che io esco col fucile da là dentro, devo andare a caccia, ma ci sono zone che è incredibile, per quale motivo? Oppure io ho i cani e non li posso uscire, io ho denunciato persone, le posso dire, per maltrattamento, perché gli animali erano schiusi dentro là, 3-4 piene di feci e cosa vale, e quello mi dice, ma se io riesco mi fanno 9 balle, lei mi fa 9 balle, io la so qua. E allora, diamo lo spazio a questi cani di farlo uscire, disegniamo le zone cinofili, così tutto l'anno il cacciatore può andare a addestrare i suoi cani, non creando nessun danno, ecco, per chi ha i nidi, per nidificano e cosa vale. Dico, c'è da sistemare. Allora, noi siamo qua, ecco questo, noi lotteremo per sistemare il mondo venatorio, per questo è nata la Confederazione, cercheremo di parlare con la politica e far riflettere la politica dove si è sbagliato e Per di non sbagliare correggere, più e ma per non per cambiare. evitare, perché guarda, io l'ho messo qua, io mi sono stancato, ho fatto un comunicato, proprio mi sono stancato, ecco, infatti ho detto qua, ne abbiamo le scatole piene, ho fatto un comunicato, fermateli, fermiamoli. Perché così non può andare, ogni anno dobbiamo fare tiro la pietra, tu mi tiri la pietra e ti tiro, è finita. Dico, la gente devo rinnovare, non devo rinnovare, da un modo, ecco, diamo la certezza a tutti i cacciatori noi, per una buona per sempre. Questa è la caccia, dobbiamo farla così, se ci stai da cacciatore, sei un buon cacciatore e continui a fare il cacciatore, se tu vuoi fare, cambia. Cambia, non sei un cacciatore. Ok, questo è quello che dobbiamo fare. Portare a cacciatore è un'educazione, quello che le associazioni fino ad oggi non hanno fatto. Ennio, Io vorrei brevemente. dare alcuni numeri, sì, molto brevemente vorrei dare alcuni numeri sul calendario venatorio attuale, quello vigente. Sono previste ben 25 specie cacciabili, Sì. 25 specie tra mammiferi ed uccelli. Sì. Si possono abbattere legalmente ogni giorno 15 animali, il cosiddetto Sì. carniere. La regione ha detto che ognuno dei 26.000 cacciatori siciliani può abbattere ogni giorno di caccia 15 animali. Sapete 15 animali al giorno per tutti i giorni di caccia, che ora vedremo quanti sono,
per ogni cacciatore, ammesso che ogni cacciatore riesca ad abbattere 15 animali, che è impossibile, semplicemente perché non ce n'è in una quantità così enorme. Ebbene, avremmo un prelievo venatorio, è un termine così molto eufemistico, un prelievo venatorio di 390.000 animali al giorno, dal 1° settembre al 31 gennaio per 3 giorni settimanali. Ora, con un limite di carniere così palesemente esagerato, palesemente irrealistico, perché 390.000 animali al giorno da abbattere in Sicilia non ci sono delle specie cacciabili. È come mettere un limite di velocità in autostrada di 450 km. Siccome quel limite è irraggiungibile, vuol dire vai in autostrada e corri quando vuoi. Quindi, quando la regione dice al cacciatore ogni giorno abbatti 15 animali al giorno, fai quello che vuoi, è chiaro che si tratta di una presa in giro. Formalmente è una regola, ma non lo è di fatto. E quindi si lascia spazio a chi intende l'attività venatoria come vero e proprio atto di rapina di un bene faunistico e danneggia quei pochi cacciatori responsabili e giudiziosi che invece magari avrebbero un approccio diverso. Quindi Mi le regole. pare che, dico, la situazione, diciamo, è abbastanza chiara. Io devo chiudere perché davvero il tempo è finito, ma sono sicuro che posso sicuramente prendere l'impegno di Gaetano Tobia e di Ennio Bonfanti, che ci ritroveremo qui qualche altra volta. Parleremo anche di bracconaggio, perché questo è un tema, secondo me, da affrontare, come la questione dei cinghiali, per capire qual è la situazione e la posizione dei cacciatori e degli ambientalisti. Questo è un primo inizio, un primo assaggio, appunto, perché, come vedete, il tema della caccia è un tema ricco di aspetti, come lo è la natura. E allora io vi ringrazio, ringrazio davvero Gaetano Tobia di essere A stato me. con noi, rappresentante dei cacciatori della Confederazione del CSU, e Ennio Bonfanti del WWF. Adesso vi auguro a tutti una buona giornata, come la auguro ai nostri telespettatori. Alla prossima.